dove si guarda? Linea diretta, le migliori risposte alle vostre domande. In studio con noi oggi abbiamo la dottoressa Lucia Ricci, diabetologa, direttore unità operativa aziendale ASLE 8. Quindi parliamo di diabete. C'è già in sovraimpressione il numero di telefono oppure anche l'indirizzo email, quindi potete telefonare o fare come tanti telespettatori che hanno mandato tante domande. Io partirei subito, dottoressa, bene, perché sono tante ed è un argomento, devo dire, abbastanza interessante perché è una problematica abbastanza importante. Ho avuto un infarto e in quell'occasione mi hanno detto che ho il diabete. Ho smesso di fumare, devo smettere di mangiare, di limitarsi, non mi devo stressare. Possibile? Posso guarire? Beh, questo è un signore che scopre di avere il diabete in occasione di un evento acuto vascolare, un evento molto importante, e probabilmente il diabete già era presente da un po' di tempo. Ecco, l'infarto può avere, l'episodio acuto può avere fatto, diciamo, scattare più in alto i valori, però il problema rimane. Peraltro l'infarto è una complicanza del diabete, è una delle complicanze dei grossi vasi, molto, e quindi diciamo da prendere con grande attenzione, e quindi la malattia si rivela già con una complicanza. Ecco, questo signore, senza farne un dramma, deve prendere coscienza della sua situazione, certo, dell'essere diabetico, e sapere che il diabete lo accompagnerà sempre, anche se lui potrà controllarlo, potrà ritornare nella normalità semplicemente con uno stile di vita corretto. Ecco, però è un problema di salute che lo accompagnerà sempre, e del diabete, diciamo, a questo signore bisogna insegnare la gestione, cos'è innanzitutto il diabete, come lo si gestisce, perché la gestione permette di condurre molto bene avanti la propria vita anche con il diabete, renderlo consapevole di quelle che possono essere le complicanze e come saperne prevenire innanzitutto e saperne riconoscere i primi segni. Allora, esiste, cioè questo signore dovrà essere accompagnato in tutto questo percorso che lei dice. Quindi l'azienda ASLE 8 all'interno, insomma, dell'ospedale San Donato di Arezzo ha un laboratorio adatto a dare queste informazioni, giusto? Certo, la diabetologia oggi è una diabetologia che, diciamo, può essere considerata autonoma solo se, ecco, riesce a fare dell'educazione terapeutica uno dei cardini di come si conduce il rapporto con il paziente, perché con più un paziente è istruito, con più conosce quello che può succedere. C'è una chiamata, dottoressa, scusi, rispondiamo subito. Pronto? Sì. Buonasera, prego, può fare la domanda alla dottoressa Ricci. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Scusi, parlo da Chianciano, sono, diciamo, un cliente del San Donato. Bene. Diciamo. Senta, la mattina io sospetto il diabete, la glicemia la sto misurando ormai da tantissimi anni, un pochino mossa, 125, 130, 135, però dopo, durante l'arco della giornata, è sempre tutta normale. Quindi voleva sapere, insomma, che cosa significasse questo, presumo, no? Prende dei farmaci? Prende dei farmaci? Pronto? Sì, mi dica. Diceva la dottoressa se prende dei farmaci. No, non prendo. Ah, sì, prendo Lavodar e Praditur per la prostata. Bene, ecco, mi sembra che i valori durante tutta la giornata, l'arco della giornata, siano tenuti molto bene. Ora, per poter esprimere un giudizio dovremmo sapere qual è la media delle sue glicemie, ecco, e è questa che ci dice l'emoglobina glicata, se l'equilibrio è tenuto, diciamo, in modo corretto. Non sappiamo se lei è grasso, magro, se fa attività fisica, e questi sono elementi anche per valutare. I risultati che lei ci pone sono tranquillizzanti e quindi di sicuro non sta sbagliando. Quindi va bene così? Al momento, senza conoscere gli altri dati, direi che sono dei buoni valori, e quindi prosegua ad avere molta attenzione e molta cura di se stesso. Grazie! Ha staccato.
Benissimo. Allora, quindi voglio dire, se un paziente ha questa problematica, inizia a essere diabetico, cioè proprio viene seguito, gli viene insegnato cosa deve fare, come gestirsi il tutto, no dottoressa? Certamente, l'educazione terapeutica è proprio il cardine. Non riusciamo. Allora, bene, no? Perché chiamano. Certo, pronto? Bene. Sì, ti dico. Ah, prego allora, abbiamo stesso... Prego, prego, allora. Pronto? Senta, dottoressa, sì, sì. Ho richiamato io. Sì, prego. Ho richiamato per dirle che l'emoglobina glicosata è 140. È normale, non sono un pochino sovrappeso, ma non grave. Ecco, diciamo, non è messo male, però deve lavorare per migliorare se stesso, che può ottenere di più da lei. Quindi più attenzione all'alimentazione, le avranno spiegato quali sono le accortezze da tenere, i cibi da scegliere. A questa deve abbinare ovviamente un'attività fisica costante tutti i giorni. Anche camminare, no? Camminare è la migliore in assoluto, almeno 30 minuti di continuo tutti i giorni, se possibile anche due volte al giorno è meglio. Non deve fumare ovviamente, deve guardarsi i piedi tutti i giorni, deve farsi i controlli regolarmente secondo quanto il suo medico consiglia e quindi diciamo ecco può andare avanti tranquillamente. Non ho capito che È caduta la linea. Sì, comunque sì. L'importante, poi se ci sono problemi va dal medico curante oppure ritorna ad Arezzo, certo. Visto chi è, ecco. Oh, ecco già cliente ha detto. Esatto. Andiamo avanti. Ecco, dicevamo dell'educazione terapeutica, insegnare a conoscere se stessi, a conoscere qual è la problematica è tutto. Come quando si vuole guidare la macchina occorre sapere quali sono le regole, come è fatta una macchina e come ci dobbiamo comportare. Ecco, questo argomento è affidato agli infermieri che hanno un ambulatorio proprio di educazione terapeutica che si articola in diciamo dei moduli. I moduli sono riempiti con argomenti che sono oggetto dell'educazione terapeutica in tutto il mondo, sono le linee guida internazionali, certo. Quindi nessuna improvvisazione, nessuna opinione personale, nessuna proprio buttata. Non è improvvisato, non è improvvisato. Cioè ciò che viene dato come educazione lo ricaviamo dalle linee guida internazionali su tutti gli argomenti, ecco come dobbiamo comportarci sull'alimentazione, sull'autocontrollo, in caso di ipoglicemia, come utilizzare i riflettometri, come saper camminare, come saper mangiare, come programmare una gravidanza. Ecco, via via sono argomenti... Che non è, voglio dire, che uno ti rende schiavo, ti rende soltanto consapevole per vivere una vita migliore e anche con una problematica come il diabete, E della quale uno impara a non avere paura, ma anzi essere orgoglioso di se stesso perché sa condurre se stesso. Guardi, proprio una signora dice, durante la gravidanza ho avuto il diabete, ho partorito una bella bambina, ma al vostro centro mi hanno detto che sono sempre a rischio. Basta dimagrire? Ecco, il diabete che compare durante la gravidanza... Che a volte compare, insomma, certo, non è una cosa certo. Strana. Noi abbiamo un ambulatorio specifico dedicato alla gravidanza, che può essere una signora che è già diabetica e va in gravidanza, rimane incinta, oppure che il diabete si manifesta durante la gravidanza, quello che si chiama diabete gestazionale. Ecco, ed è questo sicuramente al quale si riferisce, perché certo. Mi dicono che sono sempre a rischio. Ecco, il diabete gestazionale, che si diagnostica con la curva da carico e che poi, diciamo, quasi sempre si risolve solo in attenzioni con la dieta e lo stile di vita durante la gravidanza, è però un segnale che nell'organismo c'è qualcosa che predispone, perché la gravidanza è una gran prova da sforzo per l'organismo, ovviamente. Quindi ecco, una signora che ha avuto il diabete gestazionale, noi la ricontrolliamo con la curva da carico dopo il parto. Cioè la curva da carico sarebbe un esame, una bere un po' di zucchero e fare dei tre prelievi della glicemia per verificare che sia tutto a posto. E abbiamo una chiamata, poi proseguiamo. Pronto? Pronto, si mi dica. Volevo parlare con la dottoressa Ricci. Sì, prego, bene. Tranquillamente, dica lei, non devo dire io, prego. No, ascolti, io sono un praticamente sono la cardiopatia dilatativa, no? Sì. E prendo delle medicine e il diabete, io tutte le mattine, come l'altro signore di allora, e ce l'ho sempre, c'è 1,26, 1,28, 1,30. E volevo sapere, però in giornata è sempre normale. Ora io volevo sapere se dipende dai farmaci che sto prendendo oppure no. Lei fa terapia per il diabete? No, io prendo le medicine per la cardiopatia dilatativa.
più per la prostata, però a questi valori più elevati al mattino. Al mattino, se quelli... il giorno no. Ecco, quando lei li misura, è digiuno? Lo fa prima della colazione? A digiuno, sì. A digiuno. Ecco, questo ci dice che, ecco, lei è, mi dice 120, 110... 120, 125, 130, esatto. Più alto no. Ecco, lei si colloca in quello che si chiama il prediabete, cioè in quella fascia di persone che non hanno la glicemia normale a digiuno, che è sotto 100, e però non hanno neanche il diabete perché va sopra 126. Ecco, è molto predisposto a poter diventare un diabetico. Ecco, ovviamente con la cardiopatia dilatativa non potrà, immagino, fare un'attività fisica particolarmente intensa, ma non è richiesta questa, basta poter camminare e poter, diciamo, usare i muscoli. Ecco, eviti con questi valori di mangiare zuccheri, dolci, cibi grassi e dolci nello stesso tempo, privilegi invece l'integrale, la verdura, ecco, i cibi appunto poveri di zucchero e di grasso. La frutta viceversa un po' più di zucchero, quindi 2-3 pezzi al giorno sono sufficienti. Però l'integrale, le fibre sono quelle che aiutano a tenere sotto controllo la glicemia. E quando rifà gli esami, faccia anche lei l'emoglobina glicata. Ho capito, ma i medicinali ci influiscono su questo discorso? Ecco, se lei fa tra i medicinali il cortisone, per esempio, questo è per eccellenza il farmaco che più influisce sulla glicemia. Ma no, spesso... io prendo praticamente il Quark della Trend, prendo il diuretico, per il diabete, per il coso, per la vescica. Esatto, il diuretico, i farmaci che aiutano a urinare di più possono favorire la glicemia un po' più alta. Ho certo. Capito. Quindi insomma, ecco, insomma, attenzione. Va bene. Grazie. E attenzione a se stesso. Ecco, certo che sì. Ecco, attenzione, diciamo, non perché sia, ecco, però ecco, accetti questi consigli sulla correzione dell'alimentazione. E al limite quando poi va a fare il controllo del cuore, certo, può anche essere guidato, certo, a farsi di essere ancora più guidato in, esatto, questa alimentazione più controllata. Dobbiamo andare un attimo in pausa, dottoressa, sì? E torniamo subito dopo perché il nostro tempo è scaduto. Linea diretta tra poco qui insieme a voi. Grazie.